Un calcio alla crisi societaria. Lo dà il Napoli vincendo col Palermo la sua prima partita in casa. Ma che sofferenza! La formazione di Mutti infatti sfrutta con Guidoni dopo soli 4 minuti un grosso errore della difesa azzurra. Lo shock per il Napoli è fortissimo. La squadra di De Cagno non si aspettava certo un inizio così in salita. A riportare i compagni in carreggiata ci pensa Vidigala al nono, trasformando in oro una palla preziosa di Montezine. Tutt'altro che colpito, il Palermo ci impiega 3 minuti a ritornare in vantaggio, grazie ad una punizione precisa di Amerini che sorprende Mancini. Per il Napoli dunque tutto da rifare. Senza fretta Saber e Montezine conquistano metri sulle fasce. Il difensore marocchino smarca Stellone 2 passi da Siciniano. La risposta del portiere del Palermo è bellissima. Al 34esimo tocca a Montezine da sinistra servire il bomber azzurro che si tuffa, ma non beffa Siciniano. Mutti decide di rinforzare la difesa e toglie così Guidoni, non troppo contento della sostituzione, per far entrare Ferri. Il Napoli continua ad attaccare. Al 40esimo una bella azione collettiva porta al tiro Magoni, senza troppa fortuna. La squadra di De Cagno c'è. 4 minuti più tardi Marco Aurelio ferma così Stellone da ultimo uomo. L'arbitro Messina non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. L'uomo in più si fa sentire subito psicologicamente, ma la fortuna non è dalla parte di Sesa al 45esimo. Va meglio in apertura di ripresa quando Siciniano si lascia sfuggire una palla incredibile. Prova ad approfittarne Montezine, non ci riesce lui ma Stellone ed è 2-2. Il pareggio sembra addormentare la partita. Fino al 23esimo quando Amerini tenta di fare il bis della punizione del primo tempo e per poco non ci riesce. Sul contropiede seguente però la difesa del Palermo si scopre e Montalbano è costretto a fermare così Sesa. Per Messina è rigore, Stellone dal dischetto segna il 6° gol in campionato. La squadra di Mutti si innervosisce e a farne le spese Ferri espulso su segnalazione di un guardalinee per una gomitata a Saber. Il 9 il Palermo non si arrende, sfiora il 3-3 su punizione con Cappioli e rischia di subire il 4° gol da Rastelli, ma il risultato non cambia. Il Napoli vince e sfatta il tabù di Benevento. Quando c'è il centrattacco ed entrano i gol su punizione è tutto.